Google risolve una causa per la violazione della privacy da 5 miliardi di dollari per un importo non reso noto. I giorni del dominio tecnologico di Google sono contati poiché il gigante dei motori di ricerca deve affrontare sempre più contenziosi per aver tracciato segretamente gli utenti del browser web Chrome mentre si trovavano in modalità di navigazione incognita. Una società appartenente alla famiglia della società Alphabet, Google ha recentemente risolto una causa per un importo non divulgato, chiedendo 5 miliardi di dollari di danni per la funzionalità di spionaggio di Chrome del colosso della tecnologia, mentre era in modalità privata, il che induce gli utenti a pensare che le loro abitudini di navigazione sul web siano un affare di famiglia. Se un browser web come Chrome dice a un utente che è in incognito e può navigare da privato, come promette Chrome, allora questo dovrebbe essere ciò che accade, hanno stabilito sia i querelanti che il giudice. Chrome tuttavia continua a spiare gli utenti anche quando pensano di navigare in privato, da qui la causa legale. Ben Walford di Proton ha commentato il caso secondo cui ogni volta che il concetto di privacy di Google entra in conflitto con i principi legali effettivi codificati nella legge, Google quasi sempre perde. Il privacy washing è il tentativo di Google di presentare i propri servizi come privati anche se inserisce grandi quantità di dati personali nel suo redditizio motore pubblicitario, ha riferito l'exposé. Potrebbe funzionare per il marketing, ma non funziona nei tribunali. Google odia la privacy. L'anno scorso Google ha introdotto una nuova funzione di privacy degli annunci per Chrome, oltre ad aver ampliato il rilascio di una versione beta di Ad Topics per Android, entrambe questioni relative all'iniziativa di Google Privacy Sandbox dal nome fuorviante. Google afferma che questa iniziativa mira a proteggere la privacy degli utenti, ma i guardiani affermano che l'iniziativa Privacy Sandbox è solo una mascherata presa di potere in cui Google sta cercando di darsi il controllo monopolistico totale sulla capacità di spiare l'attività degli utenti come funzionalità privata. Nel 2008 Google ha lanciato la modalità di navigazione in incognito come presunta opzione di privacy per Chrome, che ora vanta oltre 3 miliardi di utenti a livello globale. Sebbene la modalità di navigazione in incognito sembri nascondere l'attività di navigazione a livello locale, ovvero sul personal computer di un utente, non impedisce ai dati di navigazione di raggiungere lo stesso Google. Una volta scoperta questa storia di scappatoia, nel 2020 un gruppo di 5 querelanti ha intentato una causa contro Google, adducendo molteplici violazioni, tra cui la legge federale sulle intercettazioni telefoniche, le leggi sulla privacy della California, la violazione del contratto e altri casi. I querelanti hanno chiesto almeno 5 miliardi di dollari di danni perché Google ha promesso di non raccogliere i dati degli utenti mentre Chrome funziona in modalità di navigazione in incognita, ma li ha raccolti comunque. La causa in questione riguarda milioni di utenti Google che utilizzano Chrome e altri prodotti Google dal 1 giugno 2016. Il caso richiede almeno 5.000 dollari di risarcimento danni per utente. A sua difesa, Google sostiene che la modalità di navigazione in incognito è una funzionalità valida di Chrome che informa gli utenti che anche quando aprono una scheda privata, Google e i siti web visitati possono comunque monitorare l'attività di navigazione degli utenti. Google ha provato, ma non è riuscito a convincere il giudice federale della California ad archiviare il caso. Invece il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Yvonne Gonzalez Rogers, a Oakland, ha aperto la strada al processo dei querelanti contro Google. Secondo il giudice Rogers, quando le persone attivano una funzionalità chiamata incognita, si affidano al significato di buon senso di questa parola per affermare una ragionevole aspettativa di privacy, che non viene loro garantita da Google mentre utilizzano Chrome in modalità di navigazione in incognito. È un rimprovero diretto al rispetto della privacy, ha commentato Walford riguardo alla decisione del giudice Rogers. Il giudice Rogers ha programmato un processo per il 5 febbraio 2024, ma il 28 dicembre 2023 l'azione collettiva proposta è stata sospesa dopo che gli avvocati di Google e i querelanti hanno annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare per un importo sconosciuto. Come vedete, continua la solita storia, che ai soldi vince qualsiasi causa. Su Canal 104 Plus trovate tutte le playlist per le tematiche che più interessano. Inoltre c'è sempre il secondo canale YouTube Dino Tinelli. Per i vostri approfondimenti c'è il fornitissimo indice alfabetico con oltre 2800 voci. Le voci non sempre hanno i nomi dei titoli dei video, in quanto servono per individuare meglio l'argomento che si cerca. È sempre a disposizione in bianco e nero il libro Il Risveglio, anche a colori ma solo nel formato ebook. Non dimenticate che Dino Tinelli collabora con Canal 104 Plus Telegram. È sempre ben accetto, ma solo se vi va, anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Passate momenti sereni, sempre!